Ciao ragazzi, bentornati. Torniamo sulle scene dopo un po' di assenza, un po' tanta, e oggi vi facciamo vedere un po' di acquisti, vi diciamo cose che sono successe un po' in questi primi mesi dell'anno. Guardate questo disgraziato che sedia c'ha di roba, C'è altra roba sotto. sempre peggio. E allora cominciamo con la... La sigla? Iniziamo, come non sempre, però intanto iniziamo da The Walking Dead. Abbiamo il numero 11, il numero 12 e il numero 13. Senza busta. Così, perché lo devo ancora leggere. In realtà c'è anche il 14 che ne dicono che mi aspetta. Tante Però. cose che abbiamo, perché vedrai, ora sono 4 mesi, 3 che non facciamo video acquisti. Infatti. Beh, questo non vi dico praticamente niente, è solita ristampa di The Walking Dead che procede. Vi faccio vedere solo una tavola così, eh? Siamo ora, è uscito il numero 14, quindi siete sempre in tempo a recuperarla. Tra l'altro il 14 è uscito con almeno 4 variant, quindi. Anche poche Sì, rispetto a infatti. Salda adesso. Perché non è un Bene. numero tattico, magari il 20 che è bello tondo, ce n'ha già Almeno 10. sette. Almeno sette. Bene, comunque una ristampa super consigliata e da recuperare. Samuel Stern è arrivato al numero 29 in questi mesi, ora sta per uscire il 30, quindi, e sta crescendo sempre di più la sua community, sono sempre di più quelli che vedo entusiasti, anche su Facebook sono molto attivi con questi gruppi sterniani. Poi, visto che siamo stati a Collezionando, che è stata un'edizione ben riuscita, ora comincia a prendere un po' il via, c'era una bella sala incontri, bella popolata, vedevo. E tanta gente, no? Rispetto anche a quando siamo stati 2 o 3 anni fa. Quindi sta già la quinta edizione, cominciano a, insomma, si comincia a conoscere anche un po', oltre a Lucca, anche quest'altra manifestazione. Quindi a Collezionando, dicevo, ho preso anche questa stampa dei copertinisti di Samuel Stern. Questo era il numero, quello legato a Duncan, mi sembra il 24, la copertina del 24, stampa molto bella e l'ho voluta prendere, limitata a 200 copie, e firmata dai copertinisti. Andiamo in Bonelli con la edizione da edicola di In fondo al tuo cuore, al tuo, non al mio, al tuo. Esatto, proprio, però un po' più giù, un po' più giù. E in questo numero abbiamo Terracciano e Nespolino, che Nespolino c'era già stato, non mi ricordo se Terracciano. Nespolino, super disegnatore. Sì, ma infatti vi delizio con delle tavole. Che devo dire, anche nel formato d'edicola comunque rendono bene. In questo albo abbiamo come terzo colore, perché sappiamo che in tutti gli albi del commissario Ricciardi c'è un terzo colore, oltre al bianco e al nero, questo cremina, questo marroncino, questo caffè. Lo definirei esattamente così. Comunque, questo numero non l'ho ancora letto, però insomma, numeri brutti per ora io non ho mai trovati, quindi mi fido ciecamente di questo comparto tecnico, grafico, scientifico. Visto che siamo su Bonelli e che abbiamo già parlato di Collezionando, Collezionando ho recuperato questi due, che sono due volumi delle storie speciali che mi sono deciso a prendere piano piano quelli che trovo, perché a parte sono pochi, quindi si recuperano facilmente. Poi ci sono sempre delle belle sceneggiature su questi volumi in genere, anche quelli che stanno uscendo. Ora l'ultima uscita era L'Inquisitore di Manfredi, che non ce l'ho ancora perché appunto era il primo in uno di questi che non ho ancora recuperato. Questi sono il 2 e il 3. Questo è Mohawk River di Mauro Boselli e Angelo Stano, non ho bisogno di presentazioni. E Clon di Corrado Mastantuono, anche lui lo conosciamo bene. E trovati a circa metà del prezzo, costano 6 euro presi a 3.
speciali, come diceva la mia nonna, quando diceva questo è speciale, vuol dire è buono. E qui è uguale, storia speciale, perché... Se parliamo di buono, non possiamo che non parlare del cattivo per eccellenza, e cioè Mephisto, che torna sulle pagine di Tex dopo, pensa, 20 anni, non 2 mesi. E ci torna in una maniera incredibile. Cioè, questo, recuperatevi questo albo, recuperate poi quelli che usciranno dopo, perché saranno 6 numeri, mi sembra, questa, diciamo, questo ritorno di Mephisto. Saranno, in realtà sono, no, 7 numeri, perché sono 3 più 4, mi sembra, perché saranno 2 saghe. Questa molto dark, molto horror, e una invece più western, più normale, che comunque continuerete a vedere. Vi faccio vedere un disegno, perché... Questa è la serie originale, cioè... Sì, sì, questo è il numero 738. È uscito il 7 aprile, insomma. Allora, il soggetto sceneggiatura è di Boselli, invece i disegni sono dei fratelli Casertano, e vi faccio vedere, non so quanto si vedrà, però una tavola, insomma, già si comincia a percepire dell'horror, ecco. E la storia è ambientata in questo manicomio, dove vengono rinchiusi questi criminali, che vengono magicamente curati da questa criminalità, da questa pazzia. E questo dottore, se dovrà poi essere Mephisto, non è spoiler, perché è evidentissimo a tutti, penso. E quindi una storia veramente interessante. Tra l'altro appare anche il figlio Yama, il figlio di Mephisto, che è ricoverato anche lui nel manicomio. Veramente una cosa molto interessante, insomma. Poi, quando tornano questi personaggi, che comunque hanno fatto la storia del fumetto italiano, insomma, è importante, secondo me, recuperarlo. Tra l'altro, penso che verranno ristampate, a quello che ho capito dalle iniziative di Bonelli, tutte le storie di Mephisto in una collana apposita. Stranamente, questa volta abbiamo un po' di roba di Tex, anch'io. Questo è stato un regalo di qualche giorno fa, e è il cofanetto Aquila della Notte, e al suo interno troviamo, in ordine, una stampa di Galleppini, molto belline queste stampe, una stampa di Claudio Villa, e poi abbiamo i numeri che interessano, diciamo, questo cofanetto, che sono della collana Super Tex, tutto a colori. Storia composta da 2 parti, quindi 2 volumi, Oklahoma è il titolo, e sono questi 2, più c'è il terzo, l'edizione variant del numero 1, che ovviamente costa 7 euro, solo perché c'è la copertina variant. E quindi abbiamo queste storie di Tex a colori. E ultimo gadget, oltre alla raffia dentro il cofanetto, abbiamo questa, la bandana di Tex, ufficiale, proprio quella che portava lui, è ancora sudata, l'ho messa qui dentro perché per non perdere... Almeno preserva il sudore. Il DNA di Tex. Ultimo Tex di questa carrellata è un recupero che ho fatto collezionando, e non è uno. Scendo un attimo in cantina, ho recuperato qualche texone. Ve le leggo in rapida successione, al contrario, perché c'ho l'ultimo e poi si scende di numeri. Il numero 18, che è Ombre nella notte, con i disegni di Roberto De Angelis, molto interessante. Poi ci abbiamo uno dei più, tra i più celebri sicuramente, Sangue sul Colorado, con i disegni di Ivo Milazzo, insomma, questo si comincia ad andare su quelli veramente. Il numero 13 è. Poi abbiamo altro numero, diciamo, con un disegnatore veramente eccezionale, almeno secondo me uno dei miei preferiti, il numero 12, che è Gli Assassini, con i disegni di Alfonso Conte, molto interessante anche lui. Ma potevo lasciarmi scappare il numero 10, disegnato da Jordi Bernet? Impossibile, eccolo qua. Il titolo è
l'uomo di Atlanta, o di Atalanta, dipende un po' dove Atalanta sì, sì. E poi abbiamo il numero 3 da, disegnato da Galleppini, il segno del serpente. Insomma, sono tutti messi abbastanza bene, insomma, si vede che, insomma, questo è del, cioè degli anni, ecco, è del 90, eh sì. Quindi esattamente, è un po' vecchio, ecco, direi tendente all'anziano. Il Vada, stai attento a cosa dici. No, no, era per capire un attimo, insomma. Quindi sì, le pagine, sì, sì, come quando, sempre quando si arriva a una certa età, si ingialliscono. Sì. Il colore, il disegno non si vede più molto chiaro, però era sempre un ottimo acquisto, insomma, poi pagati 3 euro, quindi impossibile lasciarli lì. Altro recupero di Lucca, collezionando i 4 volumi di Editoriale Cosmo dedicati a Massimo Carnevale, che non avevo preso quando sono usciti in edicola, poi perché non l'avevo, cioè non era proprio uscito, mi sembra, nella mia edicola, non lo trovavo, e poi diventati subito indisponibili ovunque, quindi era una caccia all'uomo praticamente, una caccia all'albo anzi, e meno male, insomma, erano tutti a uno stesso banchetto lì a collezionando, e quindi li ho recuperati, è diciamo la serie completa di questa collana Cosmo su Carnevale. E ci sono Uomini e Topi, Il Dono di Eric, un italiano, un francese, un americano, e Klaus Maranza. Rimaniamo sulla Cosmo per Lomo Chavez, volume 8. Si chiude qua l'avventura del nostro reporter preferito, una grande avventura che ci ha accompagnato per molti anni, per molte edicole a cercare i numeri che non uscivano. Molte insidie. Sì, sì, sì. Però finalmente le insidie sono finite, con un volume veramente massiccio, tra l'altro. Sono 272 pagine, insomma. Comincia a essere... Diciamo, se volessimo imbustare questo volume, che è un argomento che va tanto, quello delle buste, ma, secondo me, così a occhio, a parte che vi mandiamo al video che abbiamo fatto sulle buste, che è qua sopra, è qui. Così a occhio, secondo me, ci vuole un Bonelli Maxi, se ci vuole. Proprio lui. Perché comincia a essere ignorantone. Sì, sì, sì. Sì, sì, anche lo special è troppo piccolo. Rimaniamo in edicola, ma totalmente un altro genere, un po' di Asterix, li passo veloce così come al supermercato, Asterix e la Zizzania, Asterix e gli Elvezi, Asterix e il Regno degli Dei, Asterix e gli Allori di Cesare, Asterix e l'Indovino. Saranno finiti? No. Asterix in Corsica. Non li ho letti neanche uno di tutti questi, perché sono indietrissimi. Rotman Gigante prosegue, siamo arrivati al 97 ora. E ora sta uscendo anche questa edizione, è già uscita, quella Super Maxi Deluxe Ultimate, cartonata con cofanetto da libreria, hanno già venduto praticamente tutta insieme, a cofanetti, sono 3 cofanetti, ognuno sono 4 volumi, per un totale di 12 volumi con tutta la serie di Ratman. Quindi diciamo ora c'è veramente l'imbarazzo della scelta, io non saprei dire qual è l'edizione migliore, questa sicuramente è molto bella, e ci sono tanti extra, tante cose, diciamo è completa, penso sia la più completa che c'è, penso di sì, a giro, penso in questo momento. E ora il problema è che recuperarla, se prendete anche su eBay una serie completa, si comincia ad andare su prezzi altini, molto più del prezzo di copertina, mi sembra. Io l'ho presa in 2 tranche, ce l'ho fatta un po' a recuperarla, e adesso la sto facendo in edicola normalmente ogni numero che esce. Mi manca solamente il 69, che non lo trovo, vedo chi è esaurito, sarà una cosa, magari una storia particolare che
andata un po' a ruba, non lo so, se lo sapete voi ditemi, perché non lo trovo veramente da nessuna parte. Andiamo in Giappone, perché ora c'è acquisto un po', più o meno, dai, con la fantasia. E ci andiamo con Shaman King. Un po' di numeri, perché anche questo esce a ruota, quindi 19, 20, 21, 22, li appoggio un attimo perché ho finito spazio in mano, 23, 24 con una copertina bellissima, non so se si vede, però veramente molto bella, 25 e 26 con un'altra copertina veramente molto bella. Con questo sono in pari, perché è una roba incredibile, che se non avete letto siete un po' delle merde. Perché sono una merda. Perché so che te... Esatto, esatto. Per darti un attimo un consiglio di lettura. Ecco. Chi sono questi poi, numeri in totale? Se non mi ricordo se 32 o 35. Comunque ci stiamo avviando al finale. Perché insomma. Già 26, poi, insomma, un bel... Sì, sì, sì. Perché tra l'altro questo qui, questa edizione qua, che è la Perfect Final, incredibile, ha il finale, diciamo, il secondo finale, quello vero, perché la prima volta fece questo finale un po' a cazzo di cane, perché non so se non aveva tempo, se non aveva più voglia, o se non lo pagavano più. Comunque poi l'ha riscritto e questo è presente in questa edizione, insomma. E li vado a depositare un attimino qua. Ma prima di passare la parola al mio collega, ne faccio uno così, en passant. Il numero 9 di Mao. Tac, va là che disegnetti della Takahashi. Uno solo in tutto questo tempo? Uno solo, perché esce bimestrale a volte. A volte. Quindi, comunque, serie sempre da 6. Perché mica tutta la roba che devi leggere deve essere da 11. Due parole su questo albo, che è un'autoproduzione di un nostro caro amico Gabriele Bitossi, che si sta affacciando ora come sceneggiatore nel panorama del fumetto. Questa è la sua prima produzione interamente che ha fatto, che ha proprio scritto interamente lui. Con questo collettivo che si chiama Misticanza, una rivista online, e qui invece abbiamo un'uscita proprio su carta, un'uscita in fumetteria, che si intitola Oltre la collina ed è un riadattamento dell'antologia di Spoon River. E, come vi ho detto, alla sceneggiatura c'è Gabriele e poi i disegni molto belli, anche quelli, sono a cura di un cast, diciamo, variegato di ragazzi, tutti con un loro stile personale, quindi sfogliando ovviamente ci sono molto, molte varietà di intavolatura, di colori, di tutto. E se siete interessati a... Io vi lascio anche un link in descrizione e comunque sarebbe nostra intenzione fare anche un piccolo incontro con Gabriele prossimamente per discutere di questo volume. Andiamo su due piccoli diciamo spin-off, diciamo numerini a chiusura delle serie, che sono il 6.5 di Noin, che va a chiudere la serie, tra l'altro con un cofanetto. La cosa bella del cofanetto è che tutta la serie non c'entra dentro. Cioè, c'entrano i sei numeri, ma il 6.5 lo devi tenere fuori. Comunque, fantastico. Questo album presenta poche pagine, in realtà, della storia. Poi c'è una gallery con le varie copertine, con un po' di disegni, insomma. Un numeretto un po' birbantello, un po' così. Comunque, e l'altro invece, a mio avviso più interessante, è Sing Yesterday For Me Afterward, che va a chiudere un po' questa serie. Si rivedono i protagonisti
dopo la fine della storia, che in realtà nel finale della storia non si erano visti, quindi fa anche un po' piacere sapere come sono andate le cose dopo. Se avete preso tutta la serie, chiaramente non potete lasciarlo lì. Se dovete prendere solo questo, penso che sia la follia più totale. Comunque anche qui c'è interviste sia all'autrice che a, diciamo, allo staff che ha fatto l'anime. Insomma, è un bel albetto, anche abbastanza cicciottello per essere una cosa solo di extra, ecco. Don Zauker, l'ultimo esorcismo per Feltrinelli, anche questo se lo seguite l'avete preso sicuramente a questo punto, perché è uscito già da un po'. Qui dalla copertina, insomma, si intuisce un po' a cosa ci troviamo davanti, insomma, è qui che arrota un crocifisso a mo' di paletto. Questo è il penultimo numero, perché a Lucca 2022 uscirà l'ultimissimo numero di Don Zauker, hanno detto, Caluri e Pagani, e toccherà gustarcelo, anche se con un po' di amarezza, perché io vorrei che uscisse tutte le settimane tipo Don Zauker. Faccio vedere un po' l'interno, per chi non sapesse chi è, ma la vedo difficile. E via, avanti. Torniamo ai manga con il secondo cofanetto di The Seven Deadly Sins. Ora fuori c'è il numero 8, ma insomma un po' a caso, che lo sto leggendo in questo momento. Comunque contiene numeri dal 7 al 12 e escano, ora sta per uscire, oggi esce il terzo cofanetto, quindi poi con 6 numeri alla volta si fa presto. Non lo so. Sì, 6 numeri alla volta. Con 6 numeri alla volta, insomma, si fa abbastanza veloce. E un'aggiunta a questo cofanetto non poteva che non essere questo numero uno di una serie che poi semmai recupererò, però Four Kings of the Apocalypse, che sarebbe il seguito di The Seven Deadly Sins. Lo prenderò poi, però nella prima tiratura del numero uno c'era questa simpatica cartolina con il protagonista di questo nuovo manga insieme al protagonista di Seven Deadly Sins, quindi ho detto prendiamo il numero uno con la prima tiratura e poi piano piano la recupererò, perché che fai? Ti privi della cartolina? Che poi tra l'altro è proprio una cartolina, cioè c'è proprio il posto per il francobollo. Mi ha fatto un po' ridere questa cosa. Vedrai, la invii, sì. Sì, te la invio a te e poi te la rinvii a me e poi ce la rinviamo per tutta la vita. Per Bao ho scovato questo The Sins di Ann Nocenti e David Aya, che mi era passato un po' in sordina, non l'avevo sinceramente, anche nel preview si vede mi era sfuggito. L'edizione è un po' strana rispetto agli altri di Bao, c'è cioè questo cartoncino un po' ruvido, carina, cioè non è male, poi 17 euro anche, prezzo onestissimo. E, dicevo, me l'ha consigliato e l'ho preso e sembra molto interessante, proprio anche a livello di trama mi intriga, perché diciamo c'è questo, le api stanno scomparendo, c'è questo gruppo, la società divisa in due, una ossessionata dalla tecnologia e poi gli altri che invece sono fuggiti e fondano, diciamo, un loro distaccamento a parte, senza appunto tutte le varie innovazioni tecnologiche. E quindi la trama sembra davvero molto convincente, cioè di quelle che piacciono a me. Queste sono alcune tavole, per vedere un po' lo stile, che questa è una cosa che devo leggere, però sicuramente sarà un'esperienza positiva. Tra l'altro ho visto che Arromix ha vinto ultimamente ex aequo con un altro titolo che non mi ricordo quale sia, miglior fumetto a Arromix. Passiamo alle ristampe, quelle fresche, quelle grassi, nel senso con tanta roba. Ah, okay.
quelle corpose, diciamo così, quelle fiere. Sono un po' spaventato da questa premessa. Partiamo con 20th Century Boys, numero 2 e numero 3. Il 3 è uscito un po' in ritardo, sempre per i problemi della carta, che ormai sappiamo, anche se maledetti loro, perché non è che possono lasciarmi lì con... E poi questo non è una lettura di quelle che fai, ah, vedi, qui puoi notare che questo, no, questo lo leggi, che vuoi il numero 2, insomma, cioè proprio di quelle che ti prendano nell'anima e nello spirito, come nell'anima e nello spirito. Non può che prenderti un altro Dragon cosa. Quest, la grande avventura di Dai, numero 3. Numero 4, con una copertina allucinante, guarda che roba. Bella densa. Bella densa. E numero 5. Questo invece si ferma ora, perché uscirà il numero 6 a giugno. Penso che sia perché è finita questa saga degli allievi di Avan, e poi magari... deduco che sia così, insomma, l'altra saga uscirà fra qualche tempo. E te come ti intrattieni mentre aspetti l'uscita del volume 6 con una nuova serie? Ovviamente. Una ristampa di una serie incredibile che tutti noi amanti del fumetto orientale aspettavamo, e cioè Ryunin Kenshin, Kenshin Samurai Vagabondo. Una dei fumetti che ha fatto la storia in Giappone. Tra l'altro c'è anche dei film su Netflix che vi consiglio di recuperare, che hanno portato questo manga veramente al successo. Mi ricordo che Ibrahimovic faceva le storie su Instagram parlando di Kenshin Samurai Vagabondo. E insomma, ristampano tutto, questo è il numero uno. Insomma, impossibile non recuperarlo. Tra l'altro, con il numero uno mi hanno mandato anche un piccolo poster. Eccolo là, ma che roba. E ora va messo sulla testata del letto. No, come coperta lo uso io. Per Cosmo, altri due volumi di Stray Bullets, siamo al numero 9, al numero 10. Io all'inizio pensavo fossero 6, tipo, non so. Ora stanno uscendo a rotazione, ci sarà anche l'11 che a breve uscirà. E quindi siamo arrivati ai numeri dal 25 al 32 della serie Sunshine and Roses, che è quella che segue la serie, diciamo, principale. E quindi rispettivamente sono la terza parte, La regina di Palmkurt, e la quarta parte, I giorni verdi. Vi ricordo che nonostante l'edizione non sia incredibile e sia anche leggermente expensive, come direbbero gli inglesi, per quello che è, perché si vede veramente cosa c'è dietro l'altra pagina senza nemmeno mettere in controluce, è l'unica in Italia che ad ora raccoglie veramente tutto Stray Bullets in maniera completa, e a questo punto credo ce la facciano, perché siamo veramente in fondo a tutto quello che è stato pubblicato da David Laffan. Ultimo volume di questo video, Dylan Dog e il pianeta dei morti, il numero 3, il cartonato che comincia a raccogliere tutta la saga di Alessandro Bilotta, che noi stiamo seguendo, e questo in particolare contiene lo speciale Dylan Dog numero 30, che è tra quelli esauriti, introvabili, sempre quella roba lì, che pagate il triplo magari su eBay, il volumetto quello da edicola, quindi a questo punto questo 19 euro costa meno probabilmente di quello. Ovviamente la serie sta continuando anche in edicola, che è il luogo natale di dove tutto è partito. Ora siamo al 35, quest'anno uscirà il 36, qui abbiamo il 30, quindi ovviamente si procede un po' indietro, ma stanno pubblicando più o meno ogni 3-4 mesi, quindi piano piano probabilmente recupereranno anche le uscite normali. Quindi,
per questo video un pochino travagliato, grazie anche a Wind 3, che è sempre nel mio cuore. E è tutto. Voi, come sempre, dovete fare i bravi, mettere mi piace, commentare, condividere e iscrivervi al canale, forse. Ci vediamo al prossimo video.